Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Niente canzone oggi, niente canzoni oggi. Ieri vi ho dato lì una perla, un croccantino, uno sperlare vi ho dato ieri, bello, dolce, delicato, una delle più belle canzoni. Ma come sei stonato, il raglio, non vi canto più, non vi canto più, non vi canto più. Dovete svegliarvi tristi, 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 tristi senza le mie canzoni. Non vi canto più, domani ricominciamo. Detto questo, ragazzuoli, ragazzuoli, come vedete non sto facendo 7000 video, ne faccio uno al giorno. Le notizie quelle sono, a me di fare 4 video al giorno per ripetere le stesse cose, io vedo altri fanno 4 video al giorno e su 4 metà video, se non tre quarti, ripetono le stesse cose, sparse, le spezzettano, ma ripetono le stesse cose, quindi è inutile che vi ripeto le stesse cose, vi faccio un video e facciamo prima, che già fai fatica a fare un video con le poche notizie. Però ieri Milan ha giocato, ci siamo guardati la partita e quindi ci sono degli spunti interessanti per parlare di come è andata ieri la partita, no? cose reali, inutile parlare di calciomercato. Sta prendendo piede questa voce di Brandt, spero che sia, cioè, spero che sia uno scherzo, nel senso che quel ruolo va preso uno forte, una certezza, dato che abbiamo già Diaz. Se non avessi Diaz, piccolo diavolo, adesso ne parliamo, ci sta che prendi Brandt come vice, no? Ma non come titolare. È più forte Diaz? È più forte Diaz? Senza ombra di smentita, è più forte Diaz. Detto questo, lo so che già state scrivendo, ma che dici? Che dici? Come dice mio figlio, che dici? Per me è più forte Diaz. Tra l'altro il piccolo diavolo, al quale io sono particolarmente legato, perché sono particolarmente legato al piccolo diavolo? Perché il piccolo diavolo ha la passione, quella che aveva Pippo Inzaghi, beh, quella è inimitabile, però ha la passione. E oggi giocatori che hanno la passione del calcio, che un conto è il lavoro, un conto è ti piace, un conto è proprio la passione. Quando sei malato come sono malato io, che a me mi chiamano alle 11 meno 10, alle 11 si gioca, io prendo la borsa e vado qualunque cosa sto facendo. Cioè, io giocavo tutti i giorni prima, proprio la passione dentro. Tra l'altro, a proposito di giocare, sul canale di Federico Marconi, ieri ve l'ho pubblicato, è uscito il primo video della YouTuber Summer Cup. Abbiamo giocato con la Juve e abbiamo giocato contro la Roma. La Roma bella partita, con la Juve ho fatto primo tempo in porta. E andatevela a vedere, che è un bel video, divertente, andate a commentare in supporto anche dello Zoccolo Duro, che c'eravamo. Qualche peccato che tante giocate non si vedono, però qualche giocata, qualche tocchettino, andatevela a vedere, dato che si parla di calcio, poi vediamo se uno gioca o non sa giocare. E c'è Neschi, andatevela a vedere. Scusate la parentesi. Stavo dicendo, Diaz c'ha la passione. Lui proprio si diverte quando non gioca, sta male. Si diverte, gli piace, vuole giocare. E poi è forte, perché poi c'è la passione. Però se sei scarso, la passione la fai come me, in cortile, no? Invece se sei forte, poi giochi. Dopo un minuto e mezzo si è capito subito. Poi il fisico di Diaz è un fisico brevilineo. È uno di quei fisici che entrano subito in condizione. Non è che devi carburare come un diesel, e quindi lo vedi subito bello scattante, bello sprint. Ieri ha giocato praticamente dappertutto, era ovunque. Lui ha giocato lui sulla tre quarti e Krunic a sinistra. Però sapete com'è il modulo di Pioli, no? Spesso ci si scambia, a volte andava a prendersi la palla a destra, a volte andava a prendersi la palla a sinistra. Non ho visto grossi cambiamenti di modulo, cioè c'è stato il modulo di sempre di Pioli, dove comunque in fase offensiva noi ci presentiamo con il nostro 4-2-3-1 con i vari interscambi che vi ho detto. Questi scambi tra i trequartisti spesso succedono, con Teo molto alto a spingere, tra l'altro avevi Gabbia dall'altra parte, quindi era anche più facile, no? Tenere un Gabbia in copertura e un Teo che spingeva. Anche Ballo Touré l'ho visto giocare molto alto,
e ogni tanto in fase difensiva ci mettiamo, come facevamo anche l'anno scorso, con questo 4-4-2, con l'attaccante che ieri era Leao e Diaz, che l'anno scorso c'era Çalhanoğlu, quest'anno lo fa Diaz per ora, a pressare, e gli altri posizionati con un 4-4-2. Più o meno così abbiamo giocato ieri. Poi sono stati fatti i cambi, eccetera. Però era più o meno, cioè più o meno come giocavamo l'anno scorso. Non ho visto grossi cambiamenti, grossi movimenti. L'idea di vedere la partita ieri era quella proprio di scoprire se c'erano delle novità tattiche, se provavamo il 4-3-3, se provavamo qui, provavamo lì. Alla fine penso che l'impronta è quella, a parte il modulo, ma anche proprio lo stile di gioco e l'impronta è la stessa dell'anno scorso. C'è un calcio propositivo, un calcio dove si fanno comunque diversi gol, un calcio comunque concreto in fase difensiva, infatti abbiamo preso 0 gol, ma questo succedeva anche l'anno scorso, di prendere pochi gol. Poi capita che prendi gol magari quando fai cambi, metti i giovani. Ieri ha giocato Stanga, dato che fine ha fatto De Michelis, mi sa che è in prestito ancora, non lo so, e quindi bene. Per quanto riguarda i singoli, ragazzi, siamo in preparazione. Tatarusanu, una bella parata, spero giochi poco e niente, spero di vedere presto Maignan, perché lo voglio vedere. Plizzari, secondo me potrebbe essere già lui il secondo portiere, vediamo quest'anno se viene su bene per poterlo vedere magari più spesso, magari qualche volta in Coppa Italia, eccetera. In difesa, Gabbia, ragazzi, lo sapete che per me è una certezza. Io Gabbia lo vorrei sempre. Quando c'è Gabbia sono sempre tranquillo, sempre. Tomori e Romagnoli, bene, ha fatto tipo una scherzetta Tomori, che sembrava che aveva fatto uno svarione. Poi, ovviamente, essendo 3 volte più veloce degli altri, ha subito recuperato. Teo bene, a me quella finta sulla punizione mi fa cagare, spero che non la faccia più, perché poi in campionato quello lì non è mai gol, perché quello è un tiro centrale. Cosa ha fatto il portiere? No, per tiro centrale da 40 metri, il portiere aveva fatto, stava bevendo il tè, sembrava noi del torneo Summer Cup che eravamo senza portiere, è un disastro. Comunque, no, non vi spoilerò niente, andatevela a vedere. E non è una finta, che non è una finta, l'avevo capita ieri. Io quando ha fissato la punizione ho visto Teo che si avvicinava, lo sapevo che faceva quello, perché l'anno scorso l'ha fatta 3-4 volte, non era nessuna novità, solo che ieri non c'era praticamente il portiere, si è addormentato e quindi un tiro centrale è diventato gol. Vai a capire perché. Comunque bene Teo in spinta come al solito. Ho visto che ogni tanto non si tornava dopo aver perso palo, comunque tornava in leggerezza, ma era un amichevole, quindi non solo Teo, in generale lo posso capire. Centrocampo, bene Tonali, ha fatto una sua partita, bene Asserlo, vedo voglioso anche lui, speriamo quest'anno di averlo, che l'anno scorso ci è mancato, e ci è mancato tanto bene Asser, perché noi abbiamo iniziato a perdere qualche punto proprio da quando è mancato bene Asser. E sulla tre quarti, l'unico che voglio nominare, se Mecchera ha fatto sempre il suo, non segna manco con le mani, manco col Modena. Diaz ne abbiamo parlato, Leao ha fatto i suoi gol, si vede che è un giocatore di qualità superiore. Krunic l'ha messa pure dentro, il nostro Lionel Krunic, e va bene. Nel secondo tempo, ragazzi, quando è entrato Castiglieco, io non ce la faccio più, chiudo con Castiglieco, non riesco più a vederlo. È sempre quel giocatore, ma alla fine non ce la fa mai. Cioè, sì, poi non ce la fa mai. Ha avuto una palla, l'ha toccata 4 volte per ritirare, che dovevi solo appoggiarla in porta, era a 1 metro dalla riga. È arrivata la palla, finta, la dovevi appoggiare di piatto, facile, no. L'ha stoppata, l'ha toccata, l'ha ritoccata, poi l'ha piazzata. E ha telefonato al difensore, gli ha detto guarda che la sto mettendo là, il difensore poi ha messo la gamba, punizione, bella l'idea, però alla fine fuori, è fuori, tiro da fuori, da lontano si gira, fuori, cioè, io non ce la faccio più, non mi posso fare un altro anno con Castiglieco in rosa, piuttosto, ve lo giuro ragazzi, ieri ci ho pensato
piuttosto che vedere Castiglieco, inizierò a proporre Andrea Conti alla destra come sostituto di Selemaker. Cioè, Castiglieco non dovrebbe mai entrare per me. Cioè, piuttosto metti Conti. Conti ogni tanto segna, sa pure crossare. Difendere è un difensore, dovrebbe difendere meglio di Castiglieco. Cioè, non mi spiego perché anche l'anno scorso Castiglieco giocasse prima di Conti. O perché dobbiamo mandare Conti in prestito e tenerci Castiglieco. No, ci teniamo Conti. A parte che dobbiamo comprarne uno lì a destra. E va bene. Però, tra Conti e Castiglieco, ma meglio Conti. Meglio Andrea. È più forte. È più forte. È più concreto. Non lo voglio proprio più vedere, Castiglieco. Speriamo che lo vendiamo. E io veramente ieri mi sono anche chiesto, ma uno che vuole comprare Castiglieco, cioè, è messo male. È messo male male. Cioè, se fossi il Modena non lo vorrei. Per farti capire. Speriamo che qualcuno se lo prenda. Iscrivetevi al canale, mettete il like. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Oh, Castiglieco, nemmeno alla YouTuber Summer Cup ti facciamo giocare. Meglio il nostro David Rubino. Meglio il nostro David Rubino. Ciao belli.